Una visita alla città di Capodistria può iniziare senz'altro dalla Porta della Muda, gioiello in stile rinascimentale costruito nel 1516, un tempo porta cittadina e per molti secoli unico accesso alla terraferma, poiché Capodistria era un'isola. Questo gioiello rinascimentale fu eretto nel 1516 dal podestà capodistriano Sebastiano Contarini, che riprodusse l'arco trionfale. Di ben 12 porte che possedeva la città, la Porta della Muda è l'unica ad essersi conservata. È ricca di emblemi araldici, tra i quali spicca il sole, simbolo dello stemma cittadino. A sinistra della porta notiamo le rovine della porta precedente. Ecco, così era la città nel 1619, pensate, e la piazza e poi è stata messa con il restauro della piazza del 1924. Attorno vedete chiaramente che era un'isola, perché sappiamo che è stata unita dalla terraferma solo in seguito. A destra della porta si trova invece la chiesa di San Basso, risalente al tardo Cinquecento, sorta sulla locazione del vecchio ospizio. L'orgoglio della piazza è rappresentato dalla fontana da ponte, che chiude la piazza stessa sul lato nord. Durante i secoli fu fonte d'acqua potabile proveniente dall'entroterra capodistriano, grazie ad un sistema di tubature in legno disposte sul fondale marino. Fu fatta costruire dal podestà Lorenzo da Ponte, e che appunto dal quale trae anche il nome, e il suo stemma è anche presente sulla fontana stessa. Risale al 1666 e riproduce il ponte di Rialto di Venezia. Ai piedi dell'arco che si innalza dalla fontana spiccano quattro mascheroni, dalle cui bocche sgorga l'acqua. I mascheroni a sinistra rappresentano le creature mitologiche delle Gorgoni, figlie di Forco, concepite da Nettuno. Gli altri due raffigurano invece le divinità, una con la pettinatura a forma di conchiglia e l'altra invece una testa maschile avvolta dal turbante. Incamminandoci per la via medievale chiamata Calegaria, un tempo la più frequentata e che per secoli fu punto di incontro di commercianti e artigiani, arriviamo ad un singolare palazzo, il Palazzo Barba Bianca, costruzione risalente al 600 con la caratteristica facciata barocca. Era l'antica sede dell'ufficio delle imposte ed è pure denominato Cameral. Ci stiamo quindi avvicinando sempre più alla piazza centrale di Capodistria, il punto nevralgico del centro cittadino, Piazza Tito, una delle piazze più belle e armoniose dell'antica Serenissima. Sorse nel 400 ed è circondata da costruzioni di carattere sacro e profano, come il Palazzo Pretorio, la Loggia, la Foresteria, l'Armeria, ma anche la Cattedrale con la Torre Civica accanto. Questa è la porticina che sale al campanile e qui vediamo due dettagli degli scudi che ci sono ai lati dei pilastrini che contornano la porta. Qui in particolare vi è un bellissimo nodo di Salomone. La torre campanaria è alta 43 metri e ci sono 204 scalini per salire in cima. Una volta arrivati comunque si gode di un panorama spettacolare che spazia dall'abitato di Giusterna, d'Ancarano e i dintorni di Capodistria. Una volta il campanile era una fortificazione romanica e nel periodo del 400 fino al 600 fu trasformato in campanile, tuttora in funzione liturgica. Questo è invece il Palazzo Pretorio, dove risiedevano il podestà e i capitani del consiglio. La facciata merlata è adornata da ricchi emblemi araldici e dalla statua della giustizia. Nel palazzo si possono ammirare delle vedute di Capodistria e degli oggetti che sono importanti per la sua storia. Oggi ospita anche conferenze, mostre, tavole rotonde, laboratori, eccetera.
la cattedrale, che vedremo nel dettaglio dopo, è parte integrante di questo nucleo storico. La parte occidentale della piazza comprende appunto la foresteria e l'armeria, dapprima destinate alla sistemazione degli ospiti del podestà e al magazzino delle munizioni. Nel Settecento furono ristrutturati e divennero una sola unità. Mentre di fronte al Palazzo Pretorio sorge la loggia cittadina, luogo di ritrovo e di discussione delle questioni cittadine. Oggi nel piano più basso della loggia si trova un bar e comunque è ancora oggi un punto di ritrovo. Qui ci troviamo nel Duomo di Capodistria, la chiesa dell'Assunzione di Maria, e all'interno troviamo dei reperti molto interessanti. Il Duomo sorge su una costruzione precedente e molto antica. Di fronte all'attuale chiesa in passato sorgeva una basilica romanica. Il Duomo risalirebbe al XII secolo, sia il periodo nel quale Capodistria fu proclamata diocesi. La facciata è oggi un miscuglio di stile gotico, parte inferiore della facciata è rinascimentale nella parte superiore. La chiesa conserva numerose opere di valore, l'imponente quadro dell'altare, la Madonna in trono col Bambino e Santi, opera di Vittore Carpaccio risalente al 1516. Qui invece troviamo il sarcofago in pietra di San Nazario, che è il patrono di Capodistria, e quest'opera risale al 400. È un'opera molto importante e si trova nascosta perché si deve aggirare l'altare, salire proprio nel coro, e si trova proprio nascosto dall'altare stesso. Troviamo anche il dipinto delle nozze di Cana. Mentre invece qui, uscendo dal Duomo, dalla porta laterale, ci troviamo proprio di fronte alla rotonda di San Giovanni Battista, che è chiamata anche Cappella del Carmine. È una costruzione circolare in stile gotico romanico che risale al XII secolo e che contiene preziosi affreschi del Cinquecento. Purtroppo l'abbiamo trovata chiusa ripetutamente. Lo stile con cui è costruita ci ha ricordato molto comunque il lavoro dei maestri comacini. Qui stiamo dando uno sguardo al bellissimo palazzo che ospita la biblioteca, con dei mascheroni scolpiti sulla candida facciata nei pressi di Piazza Brolo, dove possiamo ammirare e apprezzare la parte posteriore della cattedrale con l'abside veramente maestoso. Ed ecco che ci portiamo proprio di fronte al Fontico, che è uno tra i più antichi edifici di questa piazza e veniva utilizzato come magazzino del grano e poi distribuito ai cittadini in annate povere o durante la guerra. Ha una facciata riccamente adornata di emblemi araldici e ha delle finestre rinascimentali e gotiche veramente deliziose. L'edificio sfoggia ricchi emblemi araldici e la sua origine è già documentata nel 1392. L'immagine attuale risalirebbe al 1480, comunque più tardi subì una ristrutturazione e oggi lo possiamo vedere in tutta la sua bellezza. Questa è invece la chiesetta di San Giacomo, una costruzione che risale al 300. Ci sarebbe piaciuto molto vederla all'interno, purtroppo anche questa l'abbiamo trovata chiusa ripetutamente. Vediamo quest'abside rettangolare e il campanilino. Qui si trovano due pozzi molto vicini che avevano il compito di rifornire il quartiere naturalmente di acqua. In questa piazza troviamo anche un importantissimo edificio che è il Palazzo Gravisi Barba Bianca. È un edificio in stile barocco risalente al 1710
che è attuale sede della Scuola di Musica di Capodistria. Qui invece stiamo vedendo un dettaglio della facciata laterale del Duomo, che sta di fronte al palazzo che ho appena nominato. Questo palazzo è anche sede del palazzo, diciamo, si trova il palazzo vescovile. E notiamo questi tondi in cui sono inscritte delle frasi latine che sono meritevoli, a nostro avviso, di approfondimento. Sembrano quasi dei rebus. Ecco, questi sono dettagli della base dei pilastri che contornano il cancello d'ingresso. Ed eccoci qui in questo palazzo che era molto antico, perché risaliva al periodo addirittura romano. Qui troviamo una variante dello stemma civico della città, la Medusa, la testa di Gorgone. Sappiamo che lo stemma di Capodistria è un sole raggiato con 16 raggi, e però c'è anche la Medusa. Qui siamo fuori dal Museo Regionale, un museo veramente bello e che consigliamo a tutti quanti di visitare. Qui troviamo delle case antiche, ancora con supporti in legno. Il Leone di San Marco è situato sulla facciata del Palazzo Totto ex Gavardo ed è un bassorilievo che proviene dalla fortezza di Castelleone, che non esiste più. E in passato proteggeva la città, rappresentava l'unico collegamento con la terraferma. Questo palazzo sorse nel Settecento con il collegamento di tre edifici e su questa via si trovano due interessanti chiesette che non sono, diciamo, accessibili internamente, però hanno il portone aperto e con la cancellata dalla quale comunque si può apprezzare e conoscere il suo interno. Per esempio la chiesa di San Nicolò risale alla fine del Cinquecento. E vedete dentro come è molto elegante. Ed eccoci arrivati finalmente alla piazza Carpaccio, che si apre con i magazzini del sale sul mare. La piazza è adornata da Casa Carpaccio, un edificio in stile gotico risalente al 400, residenza del pittore veneziano Benedetto Carpaccio, figlio dell'illustre Vittore. Entrambi hanno lasciato alla città un ricco patrimonio artistico. In mezzo alla piazza si trova la colonna di Santa Giustina, innalzata in ricordo dell'adesione dei capodistriani nella vittoriosa battaglia contro i turchi svoltasi a Lepanto nel 1571. Eccola qui, Santa Giustina sulla Mentre sua colonna. Questa costruzione con i nodi marinari è casa qui Carpaccio. In questa costruzione accanto che sorge accanto a Casa Carpaccio e attualmente ha sede un locale di ristorazione. E ci sono dei caratteristici nodi marinari dorati che costellano tutta questa facciata di colore bordeaux. Il locale naturalmente prende il nome dal famoso Carpaccio. Nonostante la casa fosse costruita come residenza dell'illustre pittore veneziano Vittore Carpaccio, fino alla prima metà del Cinquecento ci visse il figlio Benedetto. L'edificio è un meraviglioso esempio di costruzione gotica del Cinquecento. L'immagine attuale dell'edificio è stata interessata dalle ristrutturazioni eseguite nel 1935 e nel 1955. Comunque tutta questa piazza notiamo come sia estremamente scenografica.
Qui invece ci troviamo dove c'è la taverna Antico Magazzino del Sale San Marco, che dà direttamente sul mare. E questa praticamente è una costruzione che già esisteva nel 1182 e serviva come magazzino per il sale, perché qui c'erano delle saline molto importanti che poi si prosciugarono e nel 1912 vennero abbandonate. Questo quindi luogo divenne una pescheria con un negozio, il magazzino e la locanda, e oggi centro multifunzionale di manifestazioni all'aperto. Proseguendo la nostra passeggiata per la città di Capodistria, ci portiamo in un'altra zona dove vediamo la casa Percauz. Ecco, è questa una zona in cui è doveroso guardarsi bene attorno, perché i palazzi presentano delle interessanti nicchie, sculture, mascheroni. Qui ci troviamo nei pezzi ancora della porta della Muda che avevamo fatto all'inizio della passeggiata. Ed eccoci quindi davanti alla rotonda dell'Assunzione di Maria, denominata pure di Sant'Elia, che è il più antico monumento sacrale attribuibile alla seconda metà dell'undicesimo secolo. Poi è stata fatta una ristrutturazione in epoca barocca, ma non ne ha alterato le forme medievali. Negli scavi effettuati nel 1900 è stato rinvenuto un fonte battesimale. Qui ci troviamo fuori dalla chiesa e dal monastero di Sant'Anna, un edificio che era importantissimo almeno fino alla seconda metà della guerra mondiale e che era sede di una importante biblioteca e una collezione di tele di autori famosi come Benedetto Carpaccio, Girolamo Santa Croce, Vivarini, Palma il Giovane e anche Cima da Conegliano vi ha lavorato. Molte tele sono ancora in attesa di essere restituite dall'Italia che le aveva asportate. Dopo la seconda guerra mondiale il monastero fu abbandonato e trasformato in prigione e solo in tempi recenti ha ripreso la denominazione di chiesa di Sant'Anna. Questa è la casa veneziana, un'interessante casa che è anche un museo che raccoglie pezzi interessanti della storia della città.